momento invece della nostra classifica della settimana. Ci siamo tutte le settimane nel nostro terzo blocco, ormai c'è questo appuntamento istituzionale che è quello dei titoli più caldi della settimana. Ogni volta prendiamo la classifica degli ebook più venduti da una piattaforma diversa, questa volta tocca a Libreria Rizzoli. Come ben sapete, la Libreria Rizzoli è una delle storiche case editrici italiane, è anche quella che tramite RCS fa arrivare nelle nostre case Corriere della Sera, Gazzetta e tantissime altre riviste. Abbiamo preso da questo sito la classifica degli ebook perché non vendono soltanto gli ebook Rizzoli, vendono tutti gli ebook, tant'è che vedremo poi nella classifica che ce ne saranno alcuni di altre case editrici. Qui si vendono su questo sito anche i libri cartacei, però a noi interessa a questo punto partire con la classifica, la top 10 della settimana. E allora iniziamo dalla posizione numero 10. La posizione numero 10 l'avevamo già vista due o tre settimane fa su un'altra piattaforma e si tratta di Malvaldi, la carta più alta. È un titolo Serlerio, già l'altra volta avevamo fatto notare come il prezzo è un po' alto, nel senso che il cartaceo costa 11 euro e rotti, il digitale 9 euro, è troppo sinceramente. E la storia è abbastanza carina perché Malvaldi è un bravo giallista che ambienta nel Pisano questi racconti dove ci sono questi vecchietti di un bar che si improvvisano detective. Quindi abbastanza consigliato, è molto carino, è divertente. Nona posizione, andiamo a Amore, Zucchero e Cannella. La Bretri, Amore, Zucchero e Cannella. Devo fare una confessione, nel senso che prima di venire qua Angela ha sbirciato la classifica che io avevo appuntato e mi ha detto che ha questo libro sul comodino. Adesso io chiederei a Angela. Non te ne sei liberata? L'ho appena iniziato, sinceramente. Non l'ho l'hai appena liberata. Iniziato, me l'ha regalato un'amica. Ero incuriosita sinceramente dalla copertina e poi anche dal titolo, però sono proprio ancora all'inizio, alle prime pagine. Beh, ricordiamo di che cosa tratta, nel senso che questa Amy Bradley è una giornalista freelance inglese che ha deciso appunto di improvvisarsi scrittrice perché aveva questo romanzo nel cassetto e il romanzo ha avuto un successo clamoroso. Ci sono già state 8 edizioni di questo romanzo, è della Newton Compton, 4,99 euro, e molti sono rimasti contenti dalla freschezza di questa storia, di questa ragazza che esce da una brutta storia d'amore e trova dei libri, dei diari della nonna mentre sta sistemando la casa e entra nel mondo della nonna e scopre un altro mondo, appunto. Quindi in nona posizione la Bretley. Passiamo alla ottava. Cambiamo completamente ambito perché andiamo nel mondo dei noir e soprattutto dei gialli di origine scandinava. Questo libro, Nella Tana dei Lupi, è stato scritto da Anne Holt, che non è solo una scrittrice, ma è un avvocato e giornalista che ha comunque frequentato anche gli ambienti, diciamo, anche della cronaca nera. E è la dimostrazione comunque che continua l'ondata comunque dei gialli e dei noir scandinavi, che era partita ed era esplosa soprattutto con Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson. E chi l'ha letto ha detto che è una cosa abbastanza tosta questa Anne Holt, quindi 9,99 euro. Se qualcuno vuol leggere e condividere con noi le opinioni su questa scrittrice che conosciamo poco, ben venga. Assolutamente, poi daremo la nostra mail, mi raccomando condividete con noi quelle che sono le vostre opinioni, i vostri commenti su i libri. Andiamo avanti veloci perché alla settima posizione troviamo un amico ormai, perché noi parliamo tutte le volte. È sempre in classifica, è sempre Roberto Saviano. La settimana scorsa era sul podio, qui vende anche su altre piattaforme che non siano Feltrinelli, perché ricordiamolo per l'ennesima volta, è l'edizione Zoom, come lo potete vedere, a 99 centesimi. L'avevamo detto l'altra volta, un bel racconto, tosto come sempre, sono tosti quelli di Saviano perché parlano di Camorra. Quindi andiamo avanti e anche la sesta posizione è un amico ormai che il ci diavolo, accompagna certamente. Questo diavoletto che ci accompagna ormai da quando abbiamo cominciato questa nostra trasmissione del venerdì e sono questi 33 racconti, 4,99 euro, Andrea Mondadori, Camilleri. Molto, molto molto croccante. Non so perché è venuta questa volta, l'altra volta era gustoso, stavolta no, è croccante. Ma perché Camilleri quando vuole provocare, quando vuole comunque darti una stoccata, fare anche una critica agli esseri umani, quindi anche a noi lettori, ci riesce. Quindi, sì, ma perché sei andata in ambito culinario? Cioè, gustoso, croccante? Perché
come ci può dire anche Angela, secondo me il rapporto libri-cibo, cioè, se non lo affrontiamo anche noi nel nostro sito, sì, ma una volta ne parliamo. C'è proprio una rubrica legata a questo, alla cucina, e lì abbiamo proprio una rubrica. Da velocemente, dici per esempio qualche cosa, non so, che avete sul sito che riguarda proprio cucina e libri? C'è proprio una rubrica in cui, che se ne occupa una mia collega, che affronta un libro che ha qualcosa che riguarda la cucina, magari c'è una ricetta o qualcosa del genere. A me viene in mente la Yoshimoto. Sì, non l'abbiamo ancora affrontata, poi non so, mi viene in mente, mamma mi sfugge, della Fanny Flagg, torta al caramello in paradiso, abbiamo affrontato, ce ne sono tanti, devo dire che c'è una bella scelta. Bene, bene, vedi che non era così azzardato l'aggettivo. Assolutamente, però. Allora, andiamo avanti. Altra amica posizione di lunga data. Anche Patricia Cornwell, questa che scarpetta che ci ritroviamo tutte le settimane, 9,99 euro Mondadori. Non abbiamo altro da dire se non la storia è abbastanza strana, nel senso che Patricia Cornwell non indaga su un altro caso, cioè su un caso qualsiasi, ma sulla scomparsa di un suo collaboratore, sull'omicidio di un suo collaboratore, quindi è un po' diverso, una case scarpetta un pochettino diversa dopo 20 anni. Andiamo avanti, questo è un libro che io non conosco, è di Don Giussani, è il fondatore di CL, è un libro che viene venduto prevalentemente qua su Libreria Rizzoli, ripeto, non lo conosco molto, quindi non lo so, però andiamo. è nella nostra classifica 8,99 euro. Continuiamo. Questo è un libro particolare, nel senso che è Io voglio vincere, parla della crisi e di risparmi. Cioè, sostanzialmente, questo Paolo Martini ha voluto fare un manuale, un vero e proprio manuale, che anzi, più che altro un corso di 3 ore su come gestire i propri risparmi. Quindi è un manuale molto pratico e molto utile. Vi consiglio anche di seguire il suo sito, che si chiama iononcicascopiu.it, quindi un titolo abbastanza particolare. Quando lo scrivete non mettete l'accento sulla U, quindi iononcicascopiu con la U normale.it. Potete iscrivervi alla newsletter che settimanalmente vi manda dei consigli su come risparmiare e quindi investire. Avete poi tutte le indicazioni, ovviamente, come su tutti i siti che noi vediamo, ovviamente PDF, il prezzo, la dimensione, in questa parte stiamo vedendo i formati disponibili, insomma tutte le informazioni. Secondo posto, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, San Steve, che ormai è diventato il guru della nostra epoca. Questa non è la biografia, questo è il libro che RCS aveva pubblicato e mandato in edicola insieme al Corriere. Hanno deciso di farne anche la versione sui pub e di venderla all'inizio allo stesso prezzo dell'edicola. Adesso è gratis, quindi infatti a noi piace zero, tantissimo. Vediamo. Come si fa a comprarlo? Praticamente voi cliccate sul sito, quindi andate dentro la pagina poi di Steve Jobs, che ricordiamo sono i suoi discorsi più famosi. Vi ricordate la frase Stay Hungry, Stay Foolish? Che aveva detto all'università, sì, certo. Siate affamati e siate folli, magari folli fino a un certo punto, nel senso che se trovate un'offerta così, un libro gratuito, prendetelo, non siate pazzi. Quindi lo mettete nel carrello e al momento di pagare non vi sarà chiesto nulla, quindi non c'è da mettere nessun numero di carta di credito né nulla, scaricate l'ePub e ve lo mettete sul vostro e-reader. Questo ci piace molto. Tantissimo. Ma andiamo velocemente alla prima chi posizione. Chi vince questa settimana? Oggi un altro libro di Rizzoli che era uscito con il Corriere della Sera. Questo è un instant ebook. E spieghiamo allora. Gli instant book sono praticamente dei libri che vengono stampati a ridosso di un grande fatto di cronaca. Quindi sostanzialmente magari ve ne ritroverete sulla scomparsa di Whitney Houston in questi giorni. Vengono fatti in una settimana. Questo, su questo grande fatto comunque di gennaio, era uscito poche settimane dopo. Costa poco, meno di 3 euro, e racconta praticamente dal punto di vista di alcuni giornalisti la storia della Costa Concordia. La curiosità è che non è l'unico instant book sull'argomento. Ce n'è un altro che noi oggi non vediamo, ma vi dico per curiosità, che si chiama Concordia Gate. È di un altro editore, ma questa volta scritto da due giornalisti che erano a bordo. E quindi questo è il fenomeno degli instant ebook. Grazie mille Gianluigi per la classifica degli ebook della settimana. Adesso